Buongiorno a tutti, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24, i principali titoli del nostro telegiornale. Operazione della Guardia di Finanza, obbligo di dimora per il governatore della Calabria, Mario Oliverio. Ministro Toninelli a Catanzaro, il nord non può crescere senza il sud. Strade ripristinate per i mezzi pesanti a Melicucco nel Reggino. CIF Centro Italiano Femminile dedica una panchina rossa a Silvana Rodriguez. Paola e i detenuti del carcere esordiscono nel campionato di calcio a 5. Il GIP distrettuale di Catanzaro ha emesso un provvedimento di obbligo di dimora nel comune di residenza per il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. L'accusa contestata dalla DDA di Catanzaro è di abuso d'ufficio. Falso, corruzione e frode in pubbliche forniture, con l'aggravante di aver agito a favore di una cosca. Questa l'accusa che ha portato ad un'operazione condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, nel corso della quale sono state eseguite 16 misure cautelari che hanno coinvolto decisamente il mondo politico. Tra questi, infatti, l'obbligo di dimora per il presidente della Giunta regionale Mario Oliverio, accusato di abuso d'ufficio. L'inchiesta riguarda alcuni appalti pubblici e in particolare due, uno sul Tirreno cosentino e uno riguardante un impianto sciistico in Sila. Coinvolti nell'operazione anche l'ex sindaco di Pedace, Marco Oliverio, e l'imprenditore Giorgio Barbieri, già arrestato nel febbraio dello scorso anno, nell'ambito di un'altra inchiesta. Ora ascoltiamo ai nostri microfoni il ministro delle Infrastrutture, Toninelli, a Catanzaro, per parlare della sicurezza dei ponti e della viabilità della regione. La mia presenza in Calabria è per dare massima priorità a una regione tanto importante. Da lombardo dico che l'Italia non può crescere senza la Calabria e senza il sud. E da dove partiamo? Partiamo dalle infrastrutture. Questa è un'infrastruttura di tantissimi decenni fa, siamo negli anni 50, oggi è in costante manutenzione, non deve essere limitato, o meglio, dobbiamo ottenere l'obiettivo di non limitare il traffico. Oggi le maestranze di ANAS e la dirigenza di ANAS del territorio della Calabria ci dice che tempo un anno e mezzo dovremmo riuscire a far tornare la viabilità anche su questo ponte ordinaria. Ovviamente non mi interessa solo di questo ponte, ma di tutti i ponti importanti, strategici, che oggi necessitano di manutenzione in tutta la regione. La 106 è un altro nodo da sciogliere. Sì, quella sì, desta molte preoccupazioni, dispiace ovviamente che vada avanti da così tanti anni, sappiamo quanto il territorio ne abbia bisogno, quanto le attività commerciali ne abbiano bisogno, andiamo lì, gli stanziamenti sono stati messi, fondamentale fare tutto in legalità, fondamentale fare tutto nel rispetto dell'ambiente. L'obiettivo è quello di velocizzare, perché i tempi che sono stati messi in campo non sono accettabili, i cittadini pagano tanto di tasse, pagano tanti contributi e purtroppo non sempre hanno un ritorno in termini di servizi. La mia presenza in Calabria è proprio quella per dire il governo è presente, la massima attenzione c'è, gli investimenti in infrastrutture stradali e ferroviarie e aggiungo anche portuali ci saranno e ci saranno anche di più. Prima l'attenzione e quindi considerazione di una regione così importante e poi ovviamente investimenti in infrastrutture, quindi faremo e visiteremo e visiterò molti cantieri e soprattutto chiederò a tutti gli enti preposti, in particolare alle società di Stato che io controllo di indirizzo, di fare di più rispetto a quanto non hanno fatto fino ad oggi. Anche per la 206, la Megalotto 3, com'è la situazione? Beh, guarda, se lo conosciamo tutti, cerchiamo di migliorare una situazione che ovviamente, ripeto, non è più accettabile. Sa quante segnalazioni in questi 6 mesi da ministro ho ricevuto? Più segnalazioni ricevo, più sono aumento le preoccupazioni. Dobbiamo evidentemente migliorare una situazione che non è più accettabile. È stato un fine settimana molto operativo ed operoso. I dossier sono fondamentali. Manovra del cambiamento per rilanciare un'economia a 360 gradi, dall'altra parte accordo con l'Unione Europea. Sono ovviamente cose che si intrecciano completamente, stanotte io penso che sia andata molto bene, c'è il reddito di cittadinanza, ci c'è la quota 100 che sono i punti più importanti di tutta la manovra, ma c'è tanto altro relativo anche alle infrastrutture, perché i fondi e i denari che abbiamo messo nella manovra sia contro per manovre di lotta al dissesto idrogeologico che per queste infrastrutture penso che piano piano rilancino l'economia. Ci spostiamo nel Reggino, precisamente a Melicucco, dove è stato risolto il problema relativo alla limitazione del traffico pesante.
Si sa che la città metropolitana di Reggio Calabria non sempre eccelle riguardo alla manutenzione delle strade provinciali, le arterie di comunicazione che si dipanano sul territorio reggino. Carenza di fondi, trasferimenti dallo Stato agli enti locali sempre in misura minore, sta di fatto che il passaggio dalla ormai fu provincia, quando almeno i cittadini potevano scegliere con il voto la propria classe dirigente, a città metropolitana, non ha giovato per niente. I problemi continuano ad esserci, ma qualche volta alcuni di essi vengono risolti, come quello di Melicucco, cittadina della Piana, dove un problema atavico limitava la mobilità di molte famiglie. Si tratta di una limitazione ad un ponte costruito nel ventennio, a cui era stato fissato un limite di peso per il passaggio, pari a 3,5 tonnellate. Quindi tutti i bus erano costretti a percorrere vie alternative per portare gli studenti a scuola, in particolare per i ragazzi della contrada di San Fili di Melicucco. In questi giorni la soluzione, dopo il sopralluogo dell'assessore alla viabilità Demetrio Marino con i tecnici della città metropolitana, qualcosa si muove. Qui è stato segnalato un problema atavico, cioè una limitazione su un ponte che non fa percorrere i ragazzi e pertanto i bus scolastici da una parte all'altra del territorio. È stato evidenziato da parte del sindaco di Melicucco, il sindaco Valerioti, la necessità di fare un sopralluogo e capire se è possibile risolvere questo problema e pertanto ripristinare la viabilità anche per gli studenti scolastici, e con il dirigente del settore appunto della viabilità e i funzionari stiamo cercando di capire le modalità e le criticità per risolverle. C'è una riapertura parziale con una limitazione di 3,5 tonnellate di passaggio, quindi oggi, se il dirigente naturalmente dopo il sopralluogo darà il parere positivo, anche i pullman della Rirosi o comunque gli altri pullman e gli altri servizi pubblici possono attraversare il ponte, e di conseguenza tutti i ragazzi della frazione di San Fili che vanno a scuola nelle scuole superiori ma anche alle scuole stesse di Melicucco potranno essere percorse dai pullman quindi dal servizio pubblico, e risolviamo sicuramente un problema che non è di poco conto per le famiglie che tutte le mattine si devono mettere in macchina e portare i bambini o comunque i ragazzi a scuola. A Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, il CIF, Centro Italiano Femminile, dedica una panchina rossa a Silvana Rodriguez, donna barbaramente uccisa nel 2015. Vediamo. Un nome, Silvana Rodriguez, che si è aggiunto a quello delle tante vittime di femminicidio che ogni 3 giorni colpisce il nostro paese. Un corpo carbonizzato, rinvenuto nella notte del 12 dicembre 2015 nei pressi del cimitero di Belvedere Marittimo. Un omicidio efferato commesso da un uomo che ha risposto al rifiuto della donna al coinvolgimento di qualsivoglia rapporto con l'unico modo che conosceva, la violenza. Un ricordo indelebile che ha segnato un'intera comunità che si è ritrovata a commemorare una giovane madre. Una panchina rossa, diventata ormai il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, è stata consegnata dal CIF della cittadina tirrenica. Questa panchina è stata progettata dal professore maestro Luigi Impieri, è stata realizzata da Francesco Sangineto, è stata donata. Siamo fieri di coinvolgere tutta la popolazione di Belvedere. Una comunità, ma non solo, la Chiesa, le diverse associazioni del territorio, l'Arma dei Carabinieri, tutti uniti attorno al ricordo che rivive nelle parole commosse ma composte, come sempre, della sorella di Silvana, ma che diventano monito perché tutto questo non sia inutile. Riteniamo importante la nostra presenza qui perché è fondamentale innanzitutto un dovere di testimonianza, un impegno che deve essere innanzitutto in chiave preventiva per evitare che si possa arrivare a situazioni così inaccettabili. E perché questo avvenga è indispensabile l'apporto di tutti i cittadini, di tutte le componenti della società civile. Ogni situazione anomala deve essere tempestivamente segnalata alle forze di polizia, consentendo un intervento tempestivo e al tempo stesso risolutivo. Prevenzione, sensibilizzazione e denuncia dunque diventano le parole d'ordine per combattere quella che da molti è definita un'emergenza sociale, ma oggi è diventato qualcosa di più, a cui bisogna rispondere con azioni concrete
che vanno dall'educazione delle nuove generazioni alla punizione certa del reato. È divenuta una vera e propria emergenza strutturale, per cui bisogna dare delle risposte sistemiche, delle risposte strutturali e delle risposte culturali. Per cui sul territorio di Belvedere Marittimo il CIF provinciale, ecco, con il comunale avvierà una programmazione e sarà aperto lo sportello d'ascolto donna, non solo per le donne ma anche per i minori, ecco, proprio volto ad aiutare le donne a risolvere i disagi che trovano nelle famiglie, volto a quelle donne che non hanno ancora oggi il coraggio di denunciare. Restiamo sul Tirreno Cosentino, ma ci spostiamo a Paola, dove i detenuti del carcere esordiscono nel campionato di calcio a 5. Nell'ambito di una conferenza stampa è stata presentata la squadra. Lo sport ha il potere di cambiare il mondo, ha il potere di risvegliare la speranza dove prima c'era solo disperazione. Una celebre frase di Nelson Mandela che descrive perfettamente il senso e il valore del progetto che prende vita nella casa circondariale di Paola. Qui una squadra di detenuti parteciperà al campionato federale 2018-19 di calcio a 5 di Serie D Girone A, promosso dalla delegazione provinciale di Cosenza della Lega Nazionale Dilettanti, Federazione Italiana Gioco Calcio. Le partite saranno disputate tutte all'interno del campo, in terra battuta della struttura carceraria. Un progetto che si unisce ad altri, fortemente voluti dalla direttrice del carcere Caterina Rotta, coordinato dalla psicologa dell'istituto Lorella Galassi, sostenuto e promosso dal presidente del CR Calabria Saverio Mirarchi, dal responsabile dell'attività di calcio a 5 per la Calabria Giuseppe Della Torre e dal presidente della divisione nazionale calcio a 5 Andrea Montemurro, il quale ha voluto fortemente patrocinare l'iniziativa, e grazie all'allenatore Massimiliano De Luca, che unitamente hanno presentato in conferenza stampa la squadra, capitanata da un ex calciatore professionista Giovanni Giampà. Con lui altri 15 detenuti, giovani e meno giovani, di diverse nazionalità, che hanno ritrovato nel calcio un modo di sentirsi liberi, di poter esprimere una passione, di poter vivere momenti, occasioni dignitosi della persona e che devono tendere alla rieducazione del reo. Dopo la casa circondariale di Catanzaro, che ha partecipato ad un torneo ricreativo e lo sta rifacendo anche per questa stagione, si è aperto il carcere di Paola a quello che è un campionato ufficiale. Credo sia sicuramente il primo in Calabria, probabilmente in questo momento l'unico in tutta Italia, per il calcio a 5 sicuramente, e quindi questo si aggiunge a quelle che sono le soddisfazioni per il nostro mondo, quello dilettantistico, quello sportivo calabrese. È inutile dire che questo progetto sicuramente ha una grandissima valenza dal punto di vista sociale e rieducativo e consente ai detenuti di mantenere uno scambio con la realtà esterna, cosa che non sempre è facile. Oltre al benessere psicofisico c'è anche poi questa grande gioia che deriva dal partecipare ad un'occasione che per loro è veramente una grande occasione. A Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, per tutto il periodo natalizio all'interno della Chiesa del Rosario è possibile visitare la bellezza dei presepi napoletani. Sei Giacomo Cariotti, Natale insieme. Sì, quest'anno come anche l'anno scorso siamo con i presepi napoletani, una mostra che è unica in zona, è la quinta mostra in Italia di presepi napoletani, parliamo di una qualità veramente eccezionale quest'anno. Gli artisti napoletani hanno dato, grazie alla collaborazione col maestro Ferrante, l'opportunità di avere a Taurianova, quindi per coloro i quali non possono andare a Napoli a vedere i presepi, venite a Taurianova a vedere queste splendide opere d'arte che effettivamente possono partire dal presepe piccolo, il più piccolo quasi del mondo, uno dei più piccoli fatto in legno di faggio, sino ad arrivare a quello meccanizzato in movimento. Quindi venite nella splendida cornice della Chiesa del Rosario a godervi questo spettacolo, non perdete l'opportunità di venire a Taurianova. E nell'occasione ci saranno anche in questo periodo, come giorno 26, ci sarà una zeppolata, gusteremo i dolci locali, abbiamo l'opportunità di vedere i presepi nei vicoli perché ci sarà il terzo concorso presepi nei vicoli, quindi con l'occasione avete l'opportunità di vedere il centro storico, di godervi l'aria natalizia a Taurianova che quest'anno sarà particolare, e in più ci sarà anche per i bambini un giusto divertimento, ci sarà il trenino di Babbo Natale, quindi sia i bambini che gli adulti potranno godersi quest'aria natalizia. Noi è da giorno 8 dall'Immacolata che abbiamo aperto
questa mostra dei presepi napoletani, quindi venite, anche se c'è l'opportunità nel sito dell'associazione, sono i numeri di riferimento, chiamateci, apriremo la chiesa anche nei giorni che non è aperta, ma per gli ospiti che saranno graditissimi apriremo in qualunque giorno della settimana, ma il sabato e la domenica e durante le feste saremo sempre aperti dalla mattina dalle 10 sino alle 13 e dalle 15 sino alle 21, quindi venite a vedere veramente questa mostra grande dei presepi napoletani, degli artisti napoletani che con orgoglio possiamo dire ci hanno dedicato un'attenzione particolare. È, ripeto, l'unica che si fa in Calabria, non so nelle altre regioni meridionali, però presumo che da Napoli in giù questi presepi solo a Napoli potete vedere. Se oggi li potete vedere, diciamo in questo periodo natalizio, anche a Torrenova. Ci saranno 30 presepi esposti, come dicevo prima, dal più piccolo in faggio, in legno di faggio, sino a quello più grande meccanizzato. Quindi venite a Torrenova. E a Reggio Calabria è stato acceso l'albero cittadino in occasione delle festività più attese dell'anno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assolutamente, all'insegna della luce abbiamo voluto interpretare e vivere questo Natale 2018. Come avete notato, la città si è resa ancora più bella per i cittadini, per i turisti, per i tanti reggini di ritorno che affolleranno le strade del nostro centro storico. L'abbiamo fatto per creare un clima natalizio, l'abbiamo fatto magari per favorire anche gli acquisti e quindi dare una mano ai nostri commercianti, ai nostri imprenditori, e lo facciamo perché vivere il Natale in un clima migliore di serenità e di pace forse per qualche giorno ci consentirà di mettere da parte i tanti problemi di ognuno di noi, i tanti problemi di questa città. Credo che il senso del Natale sia anche questo. Sì, è una bella cosa e credo il compito di un sindaco è quello di stare in mezzo ai cittadini nel bene e nel male, quando c'è da prendersi le giuste critiche e quando c'è da accogliere un abbraccio perché magari si fa qualcosa che piace alla città. E da pochi minuti fa che è morto il ragazzo di Reggio Calabria, Michelizzi, ecco, lo vogliamo dedicare a lui questa cena. Sì, lo abbiamo saputo adesso, noi abbiamo cercato di mandare un messaggio di solidarietà, di esprimere tutta la vicinanza del popolo reggino per un figlio di questa terra, un ragazzo che si trovava fuori per lavoro, si trovava a Strasburgo per in qualche modo realizzare un sogno che è la professione del giornalismo e del giornalista. Da parte di tutta la città, a lui, alla sua famiglia, alla sua ragazza, un grande abbraccio di vicinanza e le più sentite condoglianze di una città intera. Concludiamo con lo sport, precisamente la pallavolo, brutta sconfitta per la Tonno Callipo Vibo Valentia che perde 3-0 sul campo di Milano. Nella gara infrasettimanale una vittoria decisamente convincente contro Siena, poi il crollo a Milano. È una Tonno Callipo Vibo Valentia dal rendimento altalenante, quella che comunque continua a occupare una posizione di classifica a 4 lunghezze alle prime 8, ma anche a 5 dalla penultima posizione, per via di una graduatoria che resta corta e non ancora ben definita. La gara contro Milano è stata forse una delle peggiori da inizio anno e il risultato è decisamente eloquente. 3-0, 25-17, 25-21, 25-19 i parziali. Milano è stata brava ad andare subito avanti nei primi due set e a conservare il vantaggio fino in fondo ed anche quando nel terzo era stata viva ad approcciare meglio, i padroni di casa sono rientrati subito in partita e hanno chiuso poi senza troppi problemi. Una sconfitta decisamente pesante per la Tonno Callipo e all'orizzonte un impegno decisamente proibitivo. Domenica prossima infatti al Pala Valentia arriva Civitanova, uno delle big del campionato. Sicuramente è mancato qualcosa, merito alla squadra di Milano che ha fatto veramente una buona gara. Mi dispiace molto perché dopo la buona prestazione con Siena, insomma, potevamo sicuramente fare meglio. Adesso dobbiamo immediatamente ripartire perché non è possibile fermarsi neanche un secondo in questo campionato e la partita di stasera, insomma, lo dimostra. E per questa prima edizione è tutto. Io vi aspetto alle 19.30 per ulteriori aggiornamenti e come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it. Grazie e a più tardi.